Questo programma è offerto da Palermo, tentata rapina in banca. Bagheria, arrestati i giovani per aver rubato degli infissi. Villa Abate, una politica per l'uomo. Sport, Palermo, a Cesena per vincere. Palermo, tentata rapina in banca. È avvenuto nel pomeriggio di ieri, venerdì 14 febbraio, la tentata rapina nei locali della filiale della Banca Sant'Angelo di Viale Regione Siciliana, nei pressi di Corso Calatafimi. I due malviventi sono stati prontamente fermati e arrestati dalla polizia. La zona è stata circondata dalle pattuglie delle forze dell'ordine. Non è ancora chiaro chi abbia avvertito il 113, se un cliente o un dipendente della banca. Bagheria. Arrestati i giovani per aver rubato degli infissi. Sono stati arrestati Carlo Salvaggio, 23enne, e Antonio Campani, 24enne, per tentato furto aggravato in concorso. Stavano rubando gli infissi da una palestra abbandonata in via Città di Palermo. I due hanno tentato la fuga, ma sono stati bloccati dai carabinieri che hanno recuperato 7 infissi. Aspra. Attivisti grillini denunciano la rete fognaria del paese. Salvatore Siragusa, portavoce dell'ARS del Movimento 5 Stelle, ha presentato un esposto indirizzato alla Procura, alle Forze dell'Ordine e all'ARPA, per porre l'attenzione sulle condizioni igienico-sanitarie di via Amalfi ad Aspra. È certa la totale carenza delle reti idriche fognarie del paese, ma sono stati rilevati, oltre ad un evidente difetto strutturale, scarichi sospetti di reflui di dubbia natura, riconducibili a tracce di origine umane. Questi finirebbero nelle fogne cittadine, non solo ostruendo la rete fognaria, ma potrebbero arrecare gravi danni alla salute. Si rimanda alle autorità competenti l'approfondimento delle indagini. Bagheria. Denunciato giovane per ricettazione. La polizia ha denunciato con l'accusa di ricettazione un giovane bagherese. Nella sua casa, in contrada Brigandì, gli agenti hanno trovato 15 infissi rubati qualche giorno fa da un'abitazione in contrada Porcara. Nell'abitazione è stata rinvenuta anche una Fiat Panda rubata. Rendi fantastico il momento più bello della tua vita con eleganza, raffinatezza e stile. La Schiera, sala trattenimenti, ristorante e pizzeria. Contrada Piano di Scala a Corleone, strada statale 118, chilometro 40-500, telefono 091 8467 529. Alleanza Assicurazioni seleziona diplomati e laureati interessati ad un percorso formativo e professionale da inserire nelle strutture di Villa Abate, Ficarazzi e Palermo. Invia il tuo curriculum a palermo3.job@alleanza.it. Alleanza, la società che dà valore al tuo futuro. You sexy, sexy dancer. Ambiente ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Palermo, flash mob antiviolenza di San Valentino.
Anche quest'anno a Palermo il 14 febbraio si colora di rosso, a favore della lotta contro il femminicidio. Nel pomeriggio di ieri sono state numerose le partecipanti che si sono ritrovate dinanzi al tribunale del capoluogo per ballare e combattere insieme la violenza sulle donne. Oltre 200 ragazze hanno dato vita al flash mob, ballando e indossando indumenti rossi, il colore del movimento antiviolenza. Villa Abate, una politica per l'uomo. L'incontro inaugurale del ciclo di iniziative culturali si terrà giorno 25 febbraio alle 17.30 in Biblioteca Comunale. L'Assessorato Comunale alla Cultura apre un periodo di incontri culturali che sarà introdotto dall'incontro Una politica per l'uomo. Dopo i saluti introduttivi da parte del sindaco Francesco Cerrito, interverranno il vice sindaco Francesco Giglio, il professore di filosofia morale alla LUMSA di Roma, Calogero Caltagirone, il vicario episcopale della diocesi di Palermo, Antonio Todaro. I lavori saranno moderati dal giovane neonominato esperto per i giovani e la cultura religiosa, Gaspare Ivan Pitarresi. Palermo, manifestazione dipendenti AST a Palazzo d'Orleans. Continua la protesta dei dipendenti dell'azienda siciliana Trasporti dopo il presidio permanente alla rimessa dei mezzi AST in via Ugo La Malfa a Palermo. I sindacati hanno spostato la manifestazione davanti a Palazzo d'Orleans per cercare di salvare la situazione ormai al collasso. L'appello dei sindacati va ora al presidente Crocetta, ma finora tutto tace. Giovanni Porretto, dell'UGL, spiega che se il governo approvasse in giunta il budget per il 2013, si svincolerebbero i 7.200.000 euro attesi dall'azienda per il 2013, che non solo pagherebbe gli stipendi, ma risolverebbe i problemi dell'azienda, delle riforniture di gasolio e dell'assicurazione. Il futuro dell'azienda, dunque, resta ancora incerto. Villa Abate. L'amministrazione incontra la collettività. La giunta municipale, guidata dal sindaco Francesco Cerrito e l'associazione culturale Verso Paideia, invitano la cittadinanza e tutti gli organi di stampa alla riunione che mira ad un costruttivo confronto pubblico tra cittadini, associazioni locali ed amministrazione comunale, che si terrà alle 17.30 di giorno 20 presso la biblioteca comunale. L'organizzazione è fiduciosa in una folta partecipazione. La Sicilia è una terra che merita di essere raccontata. I siciliani un popolo che merita di essere ben informato. La Sicilia e i siciliani avranno quello che meritano. E questo lo slogan del nuovo portale di informazione trinacrianews24.it. Il sito sarà online da mercoledì 5 marzo. Corrispondenti da tutta la Sicilia. Notizie sempre aggiornate su sport, spettacolo, politica, attualità. Un portale di informazione costituito da giovani universitari uniti non solo per la passione per il giornalismo, ma da un profondo senso civico che li porta verso il bisogno di raccontare la propria terra. Canale 8 Palermo sarà media partner ufficiale. Trinacrianews24.it sta arrivando. Noi siamo pronti. E voi? You sexy, sexy dancer. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Palermo, a Cesena per vincere. Oggi pomeriggio il Palermo affronterà la trasferta contro il Cesena allo stadio Manuzzi. I rosanero si presentano a Cesena con la voglia e la grinta necessaria per proseguire la scalata verso la Serie A, cercando di mantenere la vetta del campionato. Ottime notizie per Iachini, che ritrova i centrocampisti Barreto e Bolzoni. Torna anche tra i nomi dei convocati quello dell'attaccante Paolo Dybala, che aspetta l'ok dello staff medico rosanero nella speranza di tornare in campo da titolare. Intanto, la US Città di Palermo trova un nuovo sponsor. MSC Crociere, infatti, sarà il nuovo special partner per la stagione calcistica in corso. Villa Abate, auguri a zio Filippo. La cittadinanza villabatese e l'amministrazione comunale
porgono i migliori auguri al cittadino Filippo Prestigiacomo, esempio di amore, civiltà e interesse per il proprio paese. A festeggiare i suoi 98 anni, parenti, numerosi cittadini, l'amministrazione rappresentata dal vice sindaco Francesco Giglio, dall'assessore Giovanni Pitarresi e consiglieri Marco Cenci e Domenico Garbo, e il comandante dei vigili urbani Giuseppe Tuzzolino. Questo programma è stato offerto da direttore Antonio Sanogura, a tutti voi una buona domenica. Previsioni per il 16 febbraio 2014, tempo in peggioramento purtroppo al nord con l'arrivo di piogge e anche temporali, va meglio al sud e su gran parte del centro. Vediamo il nostro dettaglio grafico: al nord cielo molto nuvoloso, coperto su tutte le regioni, inizialmente con piogge deboli sulle medio-alte pianure, poi nel pomeriggio le precipitazioni tenderanno ad intensificarsi fino a diventare moderate in serata su tutti i settori a nord del Po, neve sui rilievi. Al centro, dapprima bel tempo e clima mite, poi dal pomeriggio e in serata si copre. Sulla Toscana vedete specie settentrionale con l'arrivo di qualche debole precipitazione. Bel tempo e molto mite invece sul resto delle regioni. Al sud prevalenza di bel tempo su tutte le regioni con un clima decisamente primaverile. Vediamo che cosa ci dicono a proposito della neve che cadrà diffusa sulle Alpi e abbondante su quelle centro-orientali. Vedete a quote superiori 1100-1300 metri circa, un limite che sarà in calo in serata. Venti che soffiano in prevalenza dei quadranti meridionali, moderati sull'Adriatico. Diamo un'occhiata anche alle nostre temperature, minime in ulteriore aumento ovunque, comprese tra i 6 e i 14 gradi su tutte le regioni. Durante il giorno sarà più mite al nord con i suoi 7-15 gradi, un clima primaverile al centro con 15-21 gradi circa e fino a 22 gradi al sud. Bene bene, la previsione finisce qui per il momento e avete visto, sentito, sboccia la primavera sulla nostra Italia, almeno al centro e al sud, ma siamo sicuri che durerà. Date un'occhiata alle nostre previsioni 15 giorni, novità in arrivo. Ciao!